Agli inizi di luglio del 61 a.C., Cicerone scrive una lettera all'amico Tito Pomponio Attico. Cicero Attico salutat. Cicero saluta Attico. Queris ex me, quid acciderit de iudicio, mi chiedi che cosa è successo, quid acciderit de iudicio riguardo al processo, quod tamen preter opinionem factum sit. Riguardo al processo che si è concluso, factum sit, è avvenuto contrariamente, preter, opinionem, alle attese, alle previsioni. Di quale processo sta parlando Cicerone? Si tratta del processo intentato nel 61 a.C. contro Publio Clodio Pulcro, accusato di sacrilegio. Travestitosi con abiti femminili, costui si era recato ai riti della Bona Dea, riservati alle donne, che quell'anno si celebravano in casa di Cesare, in qualità di pretore urbano. L'infiltrato, smascherato da una serva, creò notevole scalpore nell'opinione pubblica, anche perché si diceva che avesse commesso questo sacrilegio per incontrare Pompea, moglie di Cesare. Il fatto ebbe una risonanza anche politica. Alcuni senatori compresero che era possibile approfittare di questo episodio per far sì che Clodio, personaggio potenzialmente pericoloso, che aveva già dato prova della sua propensione a creare disordini, fosse allontanato dalla scena pubblica, di qui il processo. Simul vis scire, continua a scrivere Cicerone, quomodo ego minus quam soleam pregliatus sim. Simul vis scire, e allo stesso tempo vuoi sapere, quomodo perché e per quale ragione, ego pregliatus sim, io mi sia battuto minus quam solea. Meno di quanto sono solito, meno del solito. Quale fu il ruolo di Cicerone nel processo contro Clodio? Egli fu chiamato a testimoniare e dichiarò che Clodio, che sosteneva di trovarsi a Interamna nel momento in cui si sarebbe svolto il sacrilegio, era in realtà nella casa dell'oratore, sul Palatino, poche ore prima del rito della Bona Dea. In tal modo Cicerone ruppe definitivamente i rapporti con Clodio, innescando una spirale di vendette che si sarebbe conclusa con l'esilio dell'oratore. Ma perché Cicerone confida all'amico di essersi battuto con meno tenacia del solito? Perché egli sapeva che i giudici erano stati corrotti da Clodio. Infatti, nonostante la testimonianza sfavorevole di Cicerone, l'imputato venne ugualmente assolto. Si autem judicium queris quale fuerit, incredibili exito fuit. Se poi mi chiedi si autem queris quale fuerit judicium, come sia stato il processo, come sia andato il processo, incredibili exito fuit, alla lettera fu di esito incredibile, la conclusione è stata davvero sorprendente. Infatti Clodio, colpevole di sacrilegio, a sorpresa fu assolto da un consesso di giudici compiacenti e corrotti. Cicerone racconta a questo punto il momento in cui viene chiamato a deporre nel processo contro Clodio. Me vero teste producto, quando fui chiamato io a rendere testimonianza, credo te audivisse, penso che tu abbia sentito dire, penso che ti sia giunta notizia, quae consurrectio iudicum facta sit, alla lettera, quale levata di giudici sia avvenuta. Penso che tu abbia sentito dire quanti giudici si siano levati in piedi, quanti me circumsteterint, quanti mi abbiano circondato. Puto te audivisse, credo che tu abbia sentito quanti apertam jugulam suam promeo capite Publio Clodio ostentaverint. Che tu abbia sentito quanti presentarono ostentaverint la loro gola scoperta, apertam jugulam suam promeo capite in cambio della mia vita di fronte a Publio Clodio.